Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Questa serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. Per me è un onore essere qui a commentare per voi le gesta di questi eroi dello sport. Mettiamoci comodi e speriamo che le nostre aspettative di spettacolo e divertimento vengano confermate. Il tempio del calcio per eccellenza, simbolo dell'orgoglio, del prestigio e della passione del paese in cui è stato inventato lo sport, che noi tutti amiamo. Amichevole di lusso tra due squadre che non hanno nulla da invidiarsi nulla. Sensazionale Pickford! Che parata! Certo, non un intervento di routine. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Rashford. C'è il cross. Bell'intervento difensivo. Chance per tirare. È ben posizionato e spazia via la palla. Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. Ed ecco che viene servito sulla fascia. È libero di creare pericolo. Spazza via. Calcio di punizione per il Portogallo. Sono nella sua zona preferita, poco ci manca. La distanza dalla porta è totalmente nelle sue corde. Cristiano Ronaldo! E c'è il palo! Show. Apre dall'altra parte. Cercano spazio allargando il gioco. Sulla destra. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Rice. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Passaggio sulla destra. Bernardo Silva si spinge in avanti sulla destra. Bernardo Silva ci mette il piede, conquista la sfera. È una buona occasione per trovare spazio. Maguire la gioca sulla destra. Rashford sceglie di andare per vie verticali. Splendido dribbling qui, gran giocata. Cross in arrivo. Rice. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Ottavio. Vediamo se può capire. Cristiano Ronaldo! Riceve un pallone interessante. Traversone in Nuno Mendes. Libera al momento giusto. Allarga il gioco a destra. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Joao Cancelo. Errore qui, pallone sprecato. Trippier.
Ci prova con un pallone profondo. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Supera il diretto avversario. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Sceglie il pallone morbido. Tocco preciso. E passa. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole, bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Trippier. Rashford. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Si ricomincia dal portiere. Se ne va. Può liberare il... Attenzione al tiro! E il palo salva il portiere! E la difesa può tirare un sospiro di sollievo. È stato bravissimo a sfruttare la situazione. Questo significa essere presenti in campo. Billingham prova a superare la difesa con un filtrante. Grande movimento nello spazio. Palla in mezzo. Salta e colpisce di testa. E questa azione avrebbe meritato una conclusione migliore. Sì Fabio, era un bellissimo traversone. Però permettimi di dire che non puoi lasciare tutto quello spazio sulla fascia. Diventa troppo facile per chi attacca così. There will be one minute. Soltanto pochi secondi adesso. Passa il pallone, però male. Grealish. L'arbitro dice basta. Manda tutti ad ascoltare i discorsi motivazionali del mister. Squadre già negli spogliatoi dopo un primo tempo senza fuochi d'artificio. Non la miglior vetrina per lo spettacolo, ma se questo sport ha milioni di appassionati, è anche per partite intense come questa, nonostante il risultato sia ancora sullo 0-0. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Si riparte per il secondo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Rafael Leao la mette in mezzo. Se ne occupa l'estremo difensore. Ha visto l'estremo difensore in difficoltà e non ha avuto nessuna esitazione. Ottavio. La gioca sulla destra. Rashford. Scintille su quel contatto, ma la difesa la meglio. Intervento difensivo molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estro. Va alla ricerca di un compagno davanti. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Accelera sulla destra. Può cercare il taglio in mezzo. Bernardo Silva. Cerca il tiro. Sensazionale Pickford. Si esprime in un buon intervento. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Ancora zero per gli avversari. C'è il tiro! Hanno trovato il gol! Era al posto giusto, al momento giusto. Si può insegnare tanto ai giovani che si avvicinano al calcio, ma questo tipo di istinto è una qualità innata. Difficile da allenare. Semplicemente devi essere già lì quando la palla arriva. Number 7, Cristiano Ronaldo. Il Portogallo mette a segno il primo gol della gara, 1-0.
A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Rashford, pallone interessante in verticale. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Incornata! Si è coordinato bene, ma ha mancato il bersaglio. L'Inghilterra ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. The attendance for this match was 97,559. A sinistra con il passaggio. C'è spazio da sfruttare in verticale. Cerca il gioco di gambe per superare il difensore. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Trippier fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Attenzioni indesiderate e marcatura a uomo. Vita dura per i fuoriclasse offensivi. Qui gioca gente che può colpirti quando meno te l'aspetti. Non si possono concedere inserimenti dietro la linea difensiva. Billingham. Grealish. Grealish si lancia sulla fascia sinistra. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Alza la palla in profondità verso un compagno. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. Ormai non hanno altra scelta, devono... Può provare! Trovano la rete! E proprio quando tutti li davano per spacciati, ecco il colpo di scena! Un passaggio al millimetro e una conclusione perfetta. Tanto è bastato per beffare l'intera difesa. The goal scorer for England after 72 minutes is number 9, Harry Kane. Primo cambio in arrivo, serve uno spunto dalla panchina. Beh, può dare la scossa che serve ai suoi, questo è sicuro. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Kane, sulla destra. Giocata nello spazio, in profondità. E passa! Jordan Henderson. Cross verso il centro. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Passaggio sulla destra. João Cancelo. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Stanno tenendo bene il pallone, un altro passaggio è riuscito. Errore qui, pallone sprecato. Ottavio. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Bruno Fernandes. Arriva Cristiano Ronaldo. Sensazionale Pickford. E il portiere fa il suo dovere. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. A sinistra con il passaggio. Shaw. Supera il diretto avversario. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Hanno bisogno di più ritmo però, Fabio. Devono farla girare più velocemente. La gioca a sinistra. Rafael Leao, oggi autore di un assist. Non manca molto alla fine. Provano a spingere per trovare il gol della vittoria. Opportunità di ripartire. La mette sulla sinistra. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Arriva il fischio finale, ci sarà bisogno dei calci di rigore per decidere chi vince. Beh, io direi che arrivati a questo punto i rigori erano inevitabili.
Non c'è stata una squadra che ha dimostrato di essere più forte sul campo. E alla fine un vincitore serve. Vedremo quale delle due squadre riuscirà a essere più lucida dagli 11 metri. Tutte e due le squadre, per quello che hanno fatto vedere, meriterebbero la vittoria. Siamo però arrivati al momento giudicato da molti crudele dei calci di rigore. C'è una pressione elevatissima sulle spalle dei protagonisti. E quando si arriva sul dischetto, si affrontano le proprie paure. La porta è piccola, l'estremo difensore diventa enorme. Vediamo se prevale il timore di sbagliare. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere! Grande intuito del portiere, bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Va uno specialista, ma in queste situazioni più che la tecnica conta la testa. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Il divario tra le due squadre al momento è di un solo gol. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Portiere spiazzato e palla dentro. Rigore tirato alla perfezione, non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Questo rigore potrebbe rimettere tutto in parità. Si è assunto la responsabilità e ha calciato il rigore con maestria. Nulla da fare per il portiere. Ecco il terzo rigorista nei pressi del dischetto. Concentrato, lucido, convinto, così si trasforma un calcio di rigore. Vuole raggiungere la parità con questo calcio di rigore. Parato, grande salvataggio del portiere. Il portiere deve avergli letto nel pensiero, sapeva esattamente come avrebbe calciato. A tre piedi, una grande occasione. Sì, un rigore che vale la vittoria. Una grande vittoria ottenuta grazie anche alla freddezza dal dischetto, grazie ai calci di rigore. I rigori non sono una questione di fortuna, richiedono freddezza, tecnica, coraggio e questa squadra ha dimostrato di averne in abbondanza. Si chiude qui il nostro collegamento. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Un onore per me.